Quali sono i paesi più interessanti per un'azienda che voglia investire all'estero e per quale motivo una piccola media impresa in questo momento deve iniziare, gioco forza, a guardare in questa direzione? Ma comincio dalla seconda domanda. Le imprese dovevano cominciare 20 anni fa. Purtroppo in questo paese è passata l'ideologia del piccolo e bello, per cui le imprese non sono state invitate, educate e aiutate a costruire un processo di internazionalizzazione. Questa è la ragione per cui oggi soffriamo tanto. Quanto ai paesi più interessanti? Beh, ci sarà poi un intervento della dottoressa Gargiulo esattamente sul settore legno e arredamento. Per quanto riguarda l'economia in generale, sicuramente non l'Europa, quindi paesi emergenti classici, dalla Cina all'India al Brasile al Nord Africa, rimane sempre l'eccezione tra i paesi ad alto reddito pro capite degli Stati Uniti e del Giappone. Io credo che il Giappone nei prossimi 2 anni riprenderà bene, gli Stati Uniti hanno delle previsioni di crescita ragionevoli, anche se non eccezionali. Il disastro vero è l'Europa. In questo senso, perché è importante agire, diciamo, anche attraverso una federazione, come in generale, con spirito di squadra rispetto che muoversi singolarmente. Ma guardi, questo è un lavoro che io condivido al 100%, questo è un approccio che io condivido al 100%. Noi come Business School del Politecnico di Milano stiamo sviluppando esattamente questo tipo di progetti, stiamo formando manager e imprenditori, li portiamo in aula insieme per scambi di esperienze e per dargli strumenti analitici e operativi per internazionalizzarsi, poi li portiamo all'estero. Ovviamente presso delle scuole e noi non facciamo business to business, non ci interessa, è il mestiere di qualcun altro, ma sicuramente credo che le associazioni di categoria, le federazioni debbano impegnarsi molto a fondo su questo. Io non vedo nessuna possibilità che la domanda interna riprenda in tempo utile perché le imprese possano tornare a produrre. Quindi grande azione di formazione, grande azione di accompagnamento verso questi nuovi paesi.